Buongiorno ballerine e ballerini, io sono Lea, per chi fosse nuovo su questo canale, benvenuti. Sono una ballerina professionista diplomata all'Accademia di Basilea e creo contenuti riguardanti la danza. Se anche la danza è la tua passione, allora mi raccomando, iscriviti al canale e attiva la campanella per essere sempre aggiornato su tutti i nuovi contenuti. Iniziamo subito con il primo video. Credo che lei si sia fatta veramente malissimo, poverina. Che cosa è successo? È semplicemente scivolata. Possiamo prevedere queste cose? Assolutamente no. Molte volte ci troviamo in palcoscenici molto scivolosi, non abbiamo del materiale per riuscire a renderlo meno scivoloso e quindi più appiccicoso. Potrebbe essere utilizzata la pece, potrebbe essere utilizzata la Coca-Cola, l'acqua, tanti stratagemmi. Facciamo finta che non siamo riusciti a sistemare il palco come vogliamo o comunque rimane scivoloso, non si può fare niente. Cosa si può fare se succede questa caduta? Rialzarsi e continuare con il sorriso come ha fatto lei. Lei sembra che non fosse caduta. Io quando sono arrivata alla fine della sua performance a guardarla mi ero anche dimenticata che appunto era caduta per terra. Questo serve, non il rimuginare continuamente sull'errore, sulla caduta. È normale sbagliare, è normale fare errori, anzi sono quelli che ci aiutano a migliorare. Quindi davanti a una caduta così niente ci deve scalfire. Andiamo avanti, cerchiamo di essere sorridenti e far sì che niente sia successo. Veramente bellissima, è molto comunque giovane questa ballerina e ha un'eleganza e un controllo del movimento pazzesco. Non so se avete visto la fine degli Attitude, il modo in cui appoggia il piede e il controllo con cui utilizza le braccia. Le braccia che non sono rigide per riuscire a controllare le cose, ma sono comunque morbide anche se sono sostenute dalla schiena. Quindi bellissima, anche fisicamente molto molto bella. Vi ricordo una cosa importantissima che lei fa benissimo, quindi da riguardare per assorbire tutti questi trucchi, il suo spot della testa, fantastico. Su questo video apriamo uno dei temi scottanti che riguardano appunto la danza. Io credo che ci sia il momento giusto per tutto e il momento giusto anche per interpretare determinati ruoli. Questa bambina di 10 anni sta interpretando Odette del Lago dei Cigni. Credo che solo alcune ballerine con una certa esperienza, una certa maturità e soprattutto un certo vissuto possano interpretare una variazione del genere. Ma qui c'è sempre il dilemma tra la danza, che è un'arte o non è un'arte, perché io la considero un'arte nonostante sia richiesto ai ballerini la prestanza fisica, di essere comunque degli atleti, ma quello che fa la differenza è veramente l'arte del saper nascondere la fatica e ovviamente creare una scultura con ogni movimento che si compie. Come può, io mi chiedo, una bambina di 10 anni poter interpretare Odette? Deve conoscere la storia, deve stare ore in sala per riuscire a capire il movimento delle braccia, la protagonista che cosa sente, da dove parte il movimento. È, secondo me, una variazione veramente complessa, ma non tanto dal punto di vista tecnico, ma dal punto di vista espressivo, emotivo. Quindi io credo che ci sia il momento giusto per tutto. Ad ogni modo, scrivetemi nei commenti la vostra opinione. Io sono sempre rimasta super affascinata dal corpo di ballo. Credo che sia difficilissimo danzare in un corpo di ballo. Tanti vogliono arrivare a fare i solisti e ad essere primi ballerini come niente. In realtà il corpo di ballo è di una complessità inimmaginabile. Come avete visto qui, loro sono precisissime, stanno interpretando il Lago dei Cigni. Hanno una precisione, una tecnica, un'attenzione a quello che sta intorno pazzesco. Qui abbiamo visto una ragazza che è caduta. Il problema di cadere in un corpo
corpo di ballo, di sbagliare in un corpo di ballo, è che si nota tantissimo. Perché rispetto a un solista che magari può mascherarlo e può inventare magari un passo per riuscire ad uscire dall'errore, a meno che ovviamente non sia clamoroso come la caduta di prima, che lì hai solo da andare avanti con convinzione, riesci in qualche modo a mascherarlo. In questo caso, purtroppo, se tutti stanno facendo una cosa e uno solo ne fa un'altra e sbaglia, cade subito e viene subito all'occhio. Quindi il corpo di ballo richiede una concentrazione, una precisione veramente pazzesca, anche perché devono essere tutte uguali nello stesso momento. E credo che un'altra caratteristica importante che viene richiesta per ballare in corpo di ballo sia l'umiltà, ovvero guardare, essere disposti a osservare gli altri e seguire gli altri. Se qualcuno è davanti a me, io non posso fare di testa mia, devo seguire pedissequamente quello che fa lei, anche se sbaglia, perché dobbiamo essere un corpo solo. Fammi sapere se il video ti è piaciuto, scrivi nei commenti le tue idee, che cosa pensi su questi temi frizzanti riguardanti il mondo della danza. Io vi saluto, vi mando un grande bacio, mi raccomando, vi ricordo di iscrivervi, di lasciare un like e di attivare la campanella. Ciao!